E tu, il rapporto con Lina era qualcosa che fa parte della tua vita? Beh, certo. Ma guarda, prima si è sentito Lina che ero fuori, ho sentito che ha detto, parlava del gioco, della cosa, sì, della gioia, no? Lina era questo, era la gioia di vivere, proprio il piacere di vivere e la positività continua, ogni secondo, ogni momento. Non c'era un momento che ci si fermasse per qualunque difficoltà di una cosa. Quindi mi piace ricordare Lina col sorriso. Parliamo di Lina. Sì, i ricordi sono belli, eccetera, ma lei è qui con noi, lo sai? Sì, perché ci ha insegnato molto. Guarda, cose. Hai proprio ragione, perché ogni volta che io ero un po' triste e mi incontravo con Lina, lei diceva: ma che te ne frega, la vita è una fumata di sigaretta. Così. Lei riusciva, no? Ogni problemone, magari io raccontavo drammi d'amore, cose, lei diceva: ma la vita è una fumata. Ho un filmato, amicizia tua. Vediamo. E di Lina. Lo conosco da quando lo stavo in accademia. Lo vidi subito che era un attore con una qualità particolare, era un ragazzo estremamente vitale. Recitava molto con i capelli e mi piacque subito, quindi cominciamo presto il nostro rapporto. Poi dopo, quando fu il momento di Mimì, beh, quello fu il grande momento dell'avventura. Quel giorno della Madonna del Carmelo, però gli amici mi chiamano Mimì. Ti chiamano Mimì? Allora dovresti chiamarti Lucia. Che c'è da ridere? Lina e la grande, grandissima Mariangela Melato, che possiamo non ricordare. No, assolutamente. Beh, questo trio che è nato, questa specie di... bellissimo. Poi Mariangela era un'attrice di teatro, come me, quindi potevamo improvvisare. Mariangela aveva un senso del tempo straordinario. E quindi con Lina lo stesso, che sapeva fare tutto Lina. Però lì è proprio la capacità di una grande regista come Lina di riuscire a tirare fuori quello che voi avevate, no? Perché voi avevate lavorato con registi molto importanti, teatro quello importante, tra virgolette. Ma... però Lina è riuscita a tirare fuori quell'ironia, no? Ma certo, ma Lina faceva recitare anche le pietre, sai, non lo so, anche in modo violento spesso. Una cosa, come De Sica, però... no? Un po' come De Sica. Forse come De Sica, sì. Ma con noi ci lasciava improvvisare anche. Guarda che le sceneggiature di Lina erano perfette, cioè c'era anche il movimento del dito. E invece, tutto. Pensa che in Travolti ogni solito destino, nella sceneggiatura c'erano 5-6 schiaffi, quello era il massimo. Alla fine siamo arrivati a 60 tra schiaffi e calci. Perché ci divertivamo. Povera Mariangela. Ma perché ridevamo, affrontavamo il divenire del nostro lavoro, quindi della nostra vita, in un modo divertente. Questa era Lina. Per quello voglio ricordarla così. Ci faceva Ciro, ridere. Tu hai...